Lì, hai la cassa. 3 casse. 4 casse. 5 casse. Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastro Drums. Oggi nuova reaction, nuovo video in cui vado a giudicare le vostre batterie, i vostri piatti, i vostri rullanti, i vostri tutto, i vostri bunker, le vostre salette, eccetera, eccetera. Senza dilungarmi troppo, vi dico che qui sotto in descrizione avete il link per caricare il vostro video, perché in questi video siete voi i protagonisti, me li caricate, dei video fatti tranquillamente col cellulare, con una fotocamera, con quello che volete, basta che sia una qualità guardabile, senza tutti i pixeloni che si vedono, possibilmente, ragazzi, in orizzontale. Ve lo dico perché poi, se me li fate in verticale, in qualche modo faccio, ma non è il massimo della vita, quindi per favore, in orizzontale. Senza appunto dilungarmi troppo, vi dico di iscrivervi al canale, qui sotto trovate anche il link a tutti i miei corsi didattici dove trovate tutti appunto i corsi in base a quello che vi può interessare, quello che vi può servire, ma partiamo subito, quindi sigla e poi partiamo con il primo di voi. Prima di tutto devo prendere le cuffie, mi sono dimenticato di prenderle. Eccole qui, eccole qui. Dov'è la qua? Ok, quindi, cuffie messe, partiamo con Gianpietro Bacchiega, Bacchiegia. Vabbè, andiamo, tanto ce lo dirà lui. Vai Gianpietro. Ciao Luca, come vedi Ciao. Questa è la mia sala, questa è la mia batteria. Ok, quindi stiamo parlando di elettronica. Yamaha DTX 900, però con modificata, cioè in Attenzione. Pratica la nuova centralina DTX Pro X. Ok, quindi batteria con centralina e rullante Drumtech Mesh della Drumtech. Molto bello il colore, tra l'altro, mi piace il colore, non ho mai provato quegli strumenti lì. E invece gli altri pad sono quelli della Yamaha soliti. In pratica TCS, quelli della Yamaha. Ok, perfetto. Con sistema siliconato. Ok, lì ci sono due possibilità. Ecco, mesh con o i piatti silicone. C'ho due crash, uno splash, ride, questo è ride, e un altro crash. Ok, perfetto. Bella grandina, devo dire. Pedali. Qui, questa è la mia sala, ti faccio vedere. Pedali Yamaha e EDV, ho visto, tra l'altro. Una ecco, sala dove fai le sono. Prove, credo. Box. Abbastanza grandina, devo dire. Ah, lì hai la cassa che ti arriva. C'è un po' di casse, riserve, 4 casse. Qui c'è il mio 5 monitor, casse che ti arrivano direttamente. Tutto qui. Prima okay. Avevo anche una Pearl acustica. Modello? Una bella Pearl. Modello? E che ho venduto a Niente prezzo modello. Stracciatissimo. Ok. Però prima di venderla mi sono fatto il kit, mi sono registrato in pratica il kit della vecchia acustica. Ah, quindi hai la che tua ho inserito acustica dentro di una centralina. Carino, bello, bravo. Che è venuto molto bene. Bravo. Ecco, questo è tutto un kit. Po' tutto. Quindi appunto ADV 9000 anche come pedale. E devo dire che adesso che ci ho impiegato mesi e mesi per regolarmela bene, funziona. I suoni adesso ho veramente un buon suono. Bene, ottimo, bravo. Buon suono e con tanti tipi di batterie. Quella è la figata dell'elettronica. Alla Tutto fine. Qui. Grazie a te. Molto bene. Ti saluto. Grazie Ciao. Mille, grazie mille, grazie mille a te, grazie mille a te Gianpietro. E allora, batteria sicuramente interessante perché poi appunto con la centralina nuova probabilmente è riuscito a fare anche un level up. La cosa di essersi registrato la Pearl che aveva prima, essersela messa lì, comunque bravo, anche perché registrare, comunque io non l'ho mai fatto, ma registrare una batteria acustica con tutti i sample, tutte le varie dinamiche eccetera, deve essere veramente complicato. Quindi se l'hai fatto e funziona bene, bravissimo. Yamaha sicuramente un'ottima batteria. Come dicevo prima, le pelli esistono sia in silicone sia come mesh. Tra le due io continuo a preferire, devo dire, le pelli mesh perché sono un po' più realistiche. Silicone rimbalza tanto per me. Detto questo, è una scelta, però tra le due preferisco le mesh. Fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa preferite. Quindi direi adesso di andare con Francesco. No, non è vero, sì, è vero, Francesco di Leo. Eccolo qua che mi sembra bello pronto.
stanzetta non male, direi, mi sembra bella tutta organizzata. Vai pure Francesco. Vai pure Ciao okay. Luca, ciao a tutti gli amici di Guest Tube Drums. Ciao. E io sono Nicolò e oggi vi farò vedere quella. Ma come che... Nicolò, aspetta. Francesco Di Leo c'è scritto sulla nel nome del file. Vabbè, ciao Nicolò, allora, vai pure. Insomma, è camera mia, il mio covo, il mio studio e tutto quello che c'è dentro. Ok, perfetto. Venite con me. Ok, questa è più o meno la panoramica. Molto carino, come molto potete carino. Vedere, ci sono vari strumenti, ci oltre alla mia batteria che è lì. Per me ha già vinto. Diciamo tutto. Che tra me e mio papà siamo due musicisti e anche collezionisti pazzi di strumenti. Quindi qui vi faccio vedere un po' una veloce panoramica di qualche basso e qualche chitarra. Vai, vai, tutto, qui c'è tutto il mio, vogliamo vedere. Diciamo studio vero e proprio, perché qui è la scrivania in cui appunto studio e produco. Bellissimo, bellissimo. Uso Cubase per tutto quanto. Partendo da qui ho un controller MIDI della Novation. Mm-hmm. Poi come scheda audio che utilizzo ovviamente anche con la batteria è questa Tascam US2X2. Ok, la usi anche per la batteria, e, ma non ha abbastanza grossi. I monitor sono due Magic CR5 BT, quindi posso utilizzarli anche con il telefono. Perfetto. Microfono che è uno Zoom H5. Okay. E cuffie Beyer Dynamic DT990 Pro. Altre chitarre, questa tra l'altro l'ho costruita io, e un po' di pedali vari. Ah, costruisci arriva anche la chitarre. Batteria, okay. Quindi ecco il pezzo forte dello studio, ti basta la tasto. Che è completamente elettronica. Mm-hmm. E ce n'è di roba lì. Più o meno tutta quanta Roland. Perché okay. Dico più o meno perché ovviamente questo pad, questo Splash e il secondo pad cassa che vedete qui, mm-hmm. Insieme ovviamente anche al pedale, uh-huh. È tutto quanto Yamaha. Sì, però sembrava di base è Roland. I però suoni sono di base Roland. È tutto quanto Roland. Lui è l'ultimo che si è aggiunto alla truppa, diciamo così, preso un anno e mezzo fa. Trovato uscito, diciamo con molta fortuna da Play qui a Roma. Uh-huh. Ed è tra l'altro Play Roma, vi lascio una playlist qui sotto dove ci sono tutti i miei video da Play Roma, che Play Music Store di Roma, che è un negozio di strumenti. Se siete nei dintorni, cioè a Roma e Milano, andate perché è una bomba. SPD30, sempre Roland, 8 pad, tutti quanti programmabili, okay. A cui ho attaccato questo Splash, questo che è un CY8, sempre Roland, okay. Questo che è un BT1 messo in questa posizione così da utilizzarlo facilmente con la mano destra, così da non staccarla troppo, okay, insomma, sì, la sinistra, certo. dal rullante. E questo Splash e questo pad, ovviamente questi due li utilizzo ogni tanto, però principalmente appunto utilizzo questo come set. Questa è una delle set elettroniche più belle che abbia mai visto. Pad del rullante Dual Zone da 12, uh-huh. E tutti quanti i pad configurati in questo modo, quindi tom e due timpani, sempre Dual Zone. Da 10, mm-hmm. Che in questo caso mi vanno a simulare. Allora, il rullante è un rullante in alluminio da 14, okay. Tom da 10, rullante da 14 e rullante da 16. Quindi sotto questo punto di vista è come avere una batteria diciamo acustica. Okay. Per quanto riguarda i piatti, abbiamo i due crash che sono da 12 e il ride che è da 14. Okay, certo. Diciamo che sono abbastanza classici. Mm-hmm. Poi abbiamo, certo. Insomma, tappeto Roland. Yes. Per quanto riguarda i pedali, abbiamo, per quanto riguarda il pedale della cassa, è un Pearl Eliminator. Mm-hmm. Quello mai provato. E l'asse del Charleston è un Iron Cobra 200 della TAM. Okay, per quanto riguarda poi ovviamente il secondo battente e il secondo pedale è sempre quello della mia vecchia batteria. Ok. Non ho parlato del mixer. Il mixer è un mixer 5 canali, se non mi ricordo male. Sì, della, che sono due più della Yamaha, gli altri stereo, che utilizzo dal vivo 6 canali e anche in studio. Ovviamente dal vivo ci attacco l'iPad con il click, okay, e hai il pod iPad la mano, insomma, che mi dà il fonico. Figato. Tutto ciò esce da questi
che sono i miei in-ear Shure. Okay. Insomma, chi ne ha provati uno, chi ne ha provati alcuni, sa insomma la grande qualità. Qualità. Finiamo con le mie bacchette, che sono una chicca, infatti sono letteralmente le mie bacchette signature di Tebs. Nicolò di Leo si chiama. Ho stretto una collaborazione all'incirca poco meno di un anno fa, ma che sono veramente fantastiche, 5 Ivory, insomma, abbastanza classiche. Okay. Impianto c'è questo LEM, che è un impianto vecchissimo, che era di mio papà, uh-huh. Utilizzava lui con il suo gruppo alla fine degli anni 80, ma diciamo che il mixer con le due casse non amplificate, infatti pesano come dei tombini, vanno perfette per quello che ci devo fare. Luca, spero che il mio Bellissimo. Setup ti sia piaciuto, spero di mandarti a più presto il mio setup acustico, certo. Perché insomma ho in programma di fare degli acquisti inerenti a un setup acustico. Assolutamente e sì, grazie. Un salutone e ciao anche a tutti quanti. Grazie mille, veramente un video che sono rimasto così a vederlo, perché si è fatto, a parte la stanza, che secondo me è molto bella, comunque ve la faccio vedere, cioè è bella da vedere, è molto piena di roba, devo dire, forse adesso sembra, c'è un po' di grand'angolo, quindi magari sembra più grande di quello che è, ma in realtà c'è tanta roba organizzata bene, quindi ogni postazione ha il suo posticino, fatto veramente veramente molto bene, è una stanza, questa è una vera stanza della musica, no? Quindi non so se probabilmente ci fanno anche delle prove, quindi è una sala prove, ma tutta fatta per provare, studiare, registrare, volendo dare delle lezioni, cioè quindi complimenti Nicolò, direi a sto punto, che in realtà mi è scritto su file Francesco Di Leo, quindi ho avuto un po' di problemi, ma con le bacchette Nicolò Di Leo c'erano scritte, tra l'altro molto belle le bacchette, e quindi ho detto ok, no, Nicolò e non Francesco, non so se magari Francesco sia suo padre quello che suona le chitarre. E questa comunque come batteria elettronica, una delle più belle che abbia visto, come se non la più bella, come setup, perché tutto perfetto, un sacco, una marea di suoni, perché appunto rullante, tre tom, un sacco di piatti, l'octapad, quindi tutto collegato bene, bravo, veramente veramente un ottimo lavoro. Adesso andiamo avanti con Marco. Vai Marco. Ciao Luca, ciao. Mi chiamo Marco, sono già una iscritti. Allora, partiamo dalla batteria, che Vai. È una delle ultime arrivate. Mm-hmm. Questa è una DV Performance. Ok. Qualità. Ho comprato di recente, batteria con cui mi sto trovando benissimo. Un volume veramente clamoroso. Sì, batteria ci credo. Che suona tanto. Made in USA, veramente Vabbè. bella batteria. Qualità, sto trovando veramente poi suona tanto bene. E tante volte misure standard, è... sono due tom da 10 e 12. E il 12. Timpano da 16, okay, misure perfetto. Standard con cui sto trovando veramente benissimo. Rullo. Poi come rullante abbiamo uno Steel Eccolo Drum lì. Salutiamo Marco di Steel Drum. 6 e mezzo, veramente rullante Quello importante, l'ho provato. Con un suono bello tosto. Lui è super versatile, con cui sto trovando benissimo. Bravissimo a fare il rullante. Poi passiamo ai piatti, che principalmente sono diciamo quelli a cui sono più legato e me li porto dietro da un po' ormai. Sono tutta la serie K della mm-hmm. Zildjian. Quelli sono belli. Due Crash, uno Splash, un Charlie e un Ride. Ride da, il Charlie da 14, mm-hmm. due Crash, uno da 16, uno da 17. Ok, 16, comunque devo dire 17. Che l'accoppiata va molto bene. Vero, lo Splash da 10 e Ride da 20, standard. Poi come pedale un DV 5000. Vai con DV, tutto DV. Credo sia uno dei migliori pedali riusciti degli ultimi tempi, mm-hmm. con doppio colpo stupendo, morbidissimo. Concordo. Però bene, pure doppio pedale, lo uso poco, però c'ho Ci pure sta. Quello. E poi come Asta Charleston la DV 3000, nulla da dire comunque. Vabbè, cioè, al 2 DV Asta è una stupenda. Bomba. Grazie per l'attenzione, un grazie abbraccio e alla prossima. Grazie a te Marco. Vabbè, che dobbiamo dire? Cioè, c'ha la batteria DV, c'ha i piatti K, i pedali e l'hardware DV, io non so che dire, se non bravo, perché no, vabbè, sicuramente un'ottima batteria, DV è un buon marchio di batterie, questo è un ottimo marchio di batterie, io non ho ancora capito in realtà se sia un marchio che veramente mi fa impazzire oppure no, da quando ero più giovane mi faceva molto impazzire DV, adesso non lo so, se forse preferisco altro,
però sicuramente un ottimo marchio. Per quanto riguarda Zildjian K, vabbè, che ci vogliamo fare, cioè è molto molto molto, sono molto belli quei piatti, c'è poco da dire. L'accoppiata, sono d'accordo sull'accoppiata 16-17, che è una buona accoppiata, tutti fanno 16-18, io preferisco o 16-17 o, secondo me Marco, ancora meglio 17-18. Infatti all'inizio avevo 16-18, poi ho cambiato, adesso ho 18-18, vabbè, però la mia preferita è o 17-18 o 18-19, che 19 non si trovano molto spesso, ma sicuramente ottimi. Adesso, Antonio, vai pure, verticale, aia, devi farmi fare dei casini in montaggio, vai Antonio. Allora, video. Ciao, questa è la mia saletta. Ecco, aspetta, ciao, mi chiamo Tony, vicino Vercelli, 53 anni, studio batteria da 3 anni, energia profonda su YouTube e TikTok. Ok, vai. Allora. Vedo una pearl. Non ciao, hai problemi con ciao, vicinato, ciao, direi. Questa è la mia saletta. Ok. Questa qua è una saletta abbastanza grande. Sì, vedo. Insonorizzata con 4 cm di termoacustico, okay. Soffitto compreso. Questo è un doppio garage. Doppio garage, se notate. Sei un se po' noti, nel Luca, problemi con i vicini zero. Che poi sono in mezzo alla natura. È un doppio garage. E niente. È tutto insonorizzato. Pure i portoni. Non è totalmente finita. Questa è la mia batteria. Si è bloccato. E questa, se il video vuole, okay, questa è la mia batteria. Ok, Pearl Roadster. Una Roadster, gli ho aggiunto due tamburoni. Ah, e di solito è due tamburoni, c'è cioè uno da 15 e uno da 18. Ma sempre Roadster? Piatti recuperati non proprio credo. Così. E niente, c'ho doppio pedale. C'ho doppio pedale, un po' di sordine. Queste sordine sono... è praticamente Arma Flex, però non ve lo consiglio vivamente. Cioè, okay. Funziona bene, ma... e poi non si scolla più e cose così. Poi io lo uso perché tanto sì, la batteria sì, la battaglia. Mia sì, sì. Allora, però ci sta no, questo è un LGO, c'è la presa, c'è e qua abbiamo tutto il resto, un po' di attrezzatura. Ok, quindi ci fai anche l'abbiamo... le prove, immagino, lì si è bloccato, speriamo di parta, okay. Diciamo che ci siamo appena attrezzati, io il bassista, okay. Sono il ragazzo che gli sto insegnando quello che posso del basso. Qua c'è un'altra stanza addirittura, porta segreta qua, dove avevo prima la batteria tutta insonorizzata pure questa, però qua c'è il cartongesso che dà un riverbero allucinante, però è isolata, okay, lì un'altra stanzetta ma piccolina. Beh, se va bene magari diventa uno studio di registrazione volendo, ma molto più avanti. Comunque la mia intenzione è di registrare e avere tutta l'attrezzatura. Adesso sto imparando i pezzi, se riesco comprerò il tuo corso. Niente, qualche libro l'ho comprato. E niente, spero che sia interessante. E niente, bello studio. A presto, grazie mille Antonio. E allora, vabbè, vi ricordo che qui sotto in descrizione, dato che l'ha detto lui, avete i link a tutti i miei corsi. Sicuramente un bello studietto, devo dire, appunto work in progress, nel senso che comunque se lo sta ancora finendo, ma sicuramente molto 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 interessante. Quindi bravo, pian pianino vai avanti, fate tutte le stanzette con tutta l'insonorizzazione eccetera. Questione cartongesso, ci sta che ti dia del riverbero. Quando fate cartongesso, quindi una parete con un doppio cartongesso da una parte e dall'altra, ricordatevi in mezzo di mettergli la lana di vetro, perché così almeno, a parte che funziona da isolante termico anche, ma funziona anche per l'assorbimento acustico. Quindi se avete bisogno di informazioni sull'assorbimento acustico, vi lascio un video qui sotto che ho creato per spiegarvi bene
come ho fatto io in questo studio. E con questo, ragazzi, che dire, forse è finito qua il video. Vi ricordo che qui sotto in descrizione avete il link per mandarmi video con cellulare, con fotocamera, quello che volete, basta che abbia una qualità abbastanza buona e possibilmente, mi raccomando, vi prego, non in verticale ma in orizzontale. Vi chiedo anche ovviamente di iscrivervi al canale se vi piacciono queste tipologie di contenuti. Qui sotto avete i miei corsi, avete la possibilità di commentare, quindi commentate, fatemi sapere qual è la battuta che vi è piaciuta di più oggi. E con questo noi vediamo al prossimo video. Ciao.